Pomodorini e pomodorine, bentornati in questo nuovo video di primavera. Da cosa avrete capito che è un video primaverile? Ma naturalmente da questa fantastica coroncina di fiori. Questo è il preferito di marzo, che però sarà un pochino deludente forse perché non ci sono tante cose preferite nel mese di marzo, ahimè. Spero che in ogni caso vi piaccia lo stesso. Direi di iniziare con la prima categoria, ovvero l'oggetto del mese. Questa cos'è? Non lo so. Questo oggettino qui come potete vedere dentro ha l'acqua e ha anche un tappo. Infatti questo è un pennello, o meglio è una brush pen da utilizzare con l'acquerello. Questo qui è un serbatoio d'acqua dove appunto l'acqua rimane sempre dentro e io posso utilizzare l'acquerello senza andare sempre a pescare l'acqua dal bicchiere, quindi diciamo posso anche fare degli acquerelli portandomi gli acquerelli in giro usando solamente questa, perché comunque si riempie d'acqua, quindi il primo rubinetto che si trova si può riempire, si schiaccia un po', la punta viene perennemente idratata, perennemente bagnata, quindi si può usare l'acquerello. Non è molto utile, ci sono varie misure, questa qui dovrebbe essere quella standard, quella più piccola, la 6, e ci sono anche varie misure più grandi. Questa qui va bene per fare dettagli piccolini, cose piccoline, non va bene per grandi campiture, per sfondi, perché ovviamente essendo un pennello piccolo non va bene. Mi seguite da abbastanza tempo, sapete che io faccio illustrazione e una delle mie tecniche preferite in assoluto è l'acquerello, e anche mescolato alle matite, e sì, è una cosa che io amo e adoro, e quindi questa mi è stata molto utile anche perché la sto utilizzando praticamente sempre su ogni cosa che ci danno da fare, su ogni progetto che abbiamo. Alla fine io mi ritrovo ad utilizzare l'acquerello e quindi ad utilizzare questa perché mi trovo veramente veramente benissimo. Quindi per chi disegnasse, trovate il link per comprarla ad Amazon qui sotto, vi lascio anche il link per il set da 2 o da 3. Siamo poi alla categoria film. Per il film del mese, l'unico film che ho visto nel mese di febbraio, nel mese di marzo è stato... cosa sarà mai? La Bella e la Bestia, naturalmente. E io sono però dell'opinione impopolare, perché sì, mi è piaciuto, ma non quanto pensavo. Cioè è stato un bel film, lo hanno reso molto bello, lo hanno storicamente messo a posto, diciamo, non come La Bella e la Bestia del cartone animato della Walt Disney, che il periodo storico era un po' incomprensibile dal momento che c'è una scena dove con i piatti, nella scena dove Lumière canta Stia con noi, si va a formare la Tour Eiffel, che però non è stata creata nel periodo del 700 dove appunto dovrebbe essere ambientato La Bella e la Bestia, è stata creata dopo per un Expo. Molte cose mi sono piaciute, mi sono piaciuti come hanno realizzato gli oggetti, molto rococò, molto barocchi, molto Versailles, cioè si vedeva proprio l'estrosità della Francia in quel periodo, che è una cosa che io amo, adoro. Però ad esempio i vestiti che hanno messo a Bella ad Emma Watson, ad esempio quello del ballo, non mi è piaciuto tanto quanto quello del cartone perché non era lo stesso. Emma Watson è stata sì brava, però io mi aspettavo una performance migliore sinceramente. Mi è piaciuto tantissimo invece Gaston perché si è fatto odiare ed è stato fantastico perché lui era veramente Gaston, cioè lui lo era. Anche il suo vestito, il suo costume di scena mi è piaciuto un sacco. Quindi sì, mi è piaciuto, però non poi così tanto. Forse dovrei vederlo in lingua originale per apprezzarlo di più, perché avendolo visto in italiano, con le canzoni adattate per il labiale, non sono forse riuscita ad entrare molto nel mood. Cioè, non lo so, io sono uscita dalla sala che ero lì che riflettevo, non capivo se mi era piaciuto tanto o mi era piaciuto normalmente come un qualsiasi film. C'è da dire che hanno fatto un bel lavoro. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi della Bella e la Bestia, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, che cosa vi è piaciuto di più, la vostra canzone preferita e soprattutto anche magari il vostro personaggio
preferito, che magari non è lo stesso del cartone animato. Come serie TV a marzo in realtà non è che ho guardato tantissimo, ho continuato Jessica Jones, The 100, non riesco a dirlo, vabbè, i 100 insomma. I 100 si sta prendendo un pochino di più come telefilm, diciamo che lo vedo un miglioramento di puntata in puntata, non solo sui personaggi ma proprio visivamente. Io sono una persona che guarda tanto come si muove la telecamera, come sono strutturate le scene, guarda tantissimo quelle cose, perché ad esempio in molti telefilm magari a basso costo spesso la telecamera fa questo movimento fastidiosissimo, specialmente nelle fiction italiane, perché non sono capaci di girare, vabbè, e mi dà un fastidio assurdo e io non riesco a guardare veramente i telefilm, le cose con questo movimento ballonzolante della telecamera, è proprio una cosa che mi dà fastidio. Invece vedo che comunque in questo telefilm le cose stanno migliorando. Jessica Jones, mi mancheranno 3 puntate ed è bellissima, mancano, perché lo sta guardando con mia ragazza. Ci mancano appunto 3 puntate, no, forse un po' di più. Però ovviamente è bellissimo, mi sta piacendo un sacco. Non so se recuperare anche gli altri telefilm dei difensori, perché Jessica Jones mi è piaciuto. Luke Cage non so se guardarlo sinceramente, perché il suo personaggio non è che mi piace tantissimo. Iron Fist mi ispira molto e Daredevil non lo so, non ho mai visto nulla, non ho mai visto un trailer, quindi non saprei. Fatemi sapere anche voi se per caso vale la pena guardare anche tutti gli altri telefilm della Marvel, dei Difensori, e farci proprio una cultura completa di questo mondo molto vasto della Marvel, che poi probabilmente verranno anche, credo io, presi e citati anche magari nei film tipo degli Avengers, perché ad esempio gli Avengers vengono citati nei telefilm, quindi fatemelo sapere. Ho visto anche qualche puntata di Agente Carter e Agent of S.H.I.E.L.D., ma non mi piacciono tantissimo come telefilm. Come libro ho scelto Milk and Honey. Io gli ho dato 4 stelline su Goodreads, ma ho deciso di scegliere questo libro come libro preferito del mese. Innanzitutto perché le poesie me ne sono piaciute, mi hanno fatto riflettere, ma anche e soprattutto perché l'ho letto insieme a Martina, poi abbiamo fatto anche una recensione in collaborazione, e cioè l'ho scelto per questo, perché ha un legame sia affettivo nei confronti di questa ragazza che ho conosciuto tramite Instagram, che probabilmente non l'avrei mai conosciuta se non avessi aperto la pagina del Bookstagram, insomma, e insomma è una cosa che mi è piaciuta, ecco, e soprattutto perché mi ha fatto riflettere su varie cose, quali sono le mie relazioni passate, come vedo io l'amore adesso, e quindi libro che mi porterò sempre dietro, perché probabilmente cambierà il significato delle poesie man mano che io crescerò, e quindi ho deciso di scegliere questo. Fumetto del mese. È stata una scelta molto difficile per questi fumetti, perché a marzo ne ho letti vari, ne ho letti 3 della Tunue, che appunto avete potuto vedere in lungo e largo sul mio canale, e ho scelto 2 titoli che mi sono piaciuti molto e probabilmente immaginerete già, però diciamo che sono a pari merito, ecco. Sono Un tipi tondi e ovviamente Le due metà della luna di Marco Rocchi e Francesca Carità, che li ho incontrati anche al Bologna Children's Book Fair e sono stata troppo contenta di vederli, e mi hanno anche ringraziato per la recensione, io sono stata super contenta. Questo è un fumetto carinissimo, è edito appunto Tunue Tipi Tondi, costa 14,90€ ed è bellissimo. E invece da farvi vedere un Prospero Books, ovvero Il piccolo Caronte. Anche questo fumetto qui è super 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 bello, carino e bellissimo. Costerebbe 16,90€, è per un target un po' più alto d'età rispetto ai tipi tondi, rispetto al fumetto che vi ho fatto vedere prima. Anche di questo ve ne ho parlato tantissimo ed è meraviglioso, e vi lascio sempre la recensione qui sulle schede. Come cibo e capo del mese purtroppo non ho da dirvi nulla, perché come cibo sono andata a mangiare sempre nei soliti posti, quindi forse è una categoria che toglierò, anche non ho cucinato nulla. Come capo appunto non ne ho fatto di shopping, se non pochino shopping libresco, che è la cosa su cui mi concentro di più ultimamente. Sì, ecco, purtroppo queste 2 categorie le saltiamo questo mese. Come prodotto del mese ho un prodotto di make up, che è questo, che sarebbe la Wet n White Cover All Concealer Palette, che potete trovare su
Amazon. Ah, io vi devo dire che in realtà uso, adesso che ho imparato a vedere come cosa succede sulla mia pelle, uso 2, a volte 3 prodotti, uno non l'ho mai toccato. Sicuramente io uso il correttore, che qui c'è scritto Covers, per le occhiaie e a volte per i punti rossi, ma se devo coprire i punti rossi, i brufoli eccetera, uso il Neutralizes, che sarebbe il correttore verde, sì che i punti rossi non si vedano così tanto, ma se uso il verde, che non è molto idratante, secca un po' la pelle, ci metto sopra sempre il fondotinta mescolato al siero idratante. E mi piace, ma non tanto come uno che avevo provato, comprato in erboristeria, quindi il verde. E poi a volte uso l'illuminante, che lo metto qui, qui e qui, e mi piace un sacco come mi risalta le guance, tipo quando sorrido, quindi sì, diciamo che sono promossi due prodotti su 4 e dai, 50-50 può andare. Canzone del mese, in realtà sto ascoltando, adesso che la domenica mi faccio la vasca e mi rilasso, sto ascoltando molto la playlist di Spotify, Relax in Acoustic, che ci sono delle canzoni molto belle, ci sono anche delle cover, quindi in generale tutta quella playlist, perché sì, mi piace, quindi direi che come canzoni queste. Ma come evento del mese, naturalmente, è il B-Comics di Padova, perché io mi sono divertita tanto, nonostante a molte persone non sia piaciuta come fiera perché è piccola, però ricordiamoci che è anche una prima edizione, e però anch'io ho trovato negativo il costo del biglietto, nonostante io ho pagato un po' meno essendo studente della scuola comic. 12 euro per una prima edizione è un po' tanto, se poi si arriverà a fare una cosa molto più grande stile Lucca Comics, che la vedo dura a Padova, potrebbe anche starci, ma per una prima edizione... Vi lascio comunque qui nelle schede il mio video del B-Comics, è un piccolo vlog, spero che vi piaccia e in ogni caso noi ci vediamo al prossimo video, perché sì, i preferiti di marzo sono finiti qui, io spero vi siano piaciuti, fatemi sapere quali sono i vostri preferiti di marzo qui sotto, che cosa ne pensate della Bella e la Bestia, se anche voi siete artisti, disegnate, qual è la vostra tecnica preferita, se preferite acquerello, matita, che cosa avete letto, il vostro libro preferito del mese, il vostro fumetto preferito del mese, se vi interessano questi titoli, vi ricordo che c'è il link qui sotto, quindi potete andare a spulciare, a spidocchiare tutto quanto quello che volete, e di make-up se qualche ragazza vuole consigliarmi correttori o anche qualsiasi prodotto magari che vada bene però per la pelle grassa, specialmente correttori e creme idratante, maschere e fondotinta, perché sono un po' alla ricerca, anche se devo risparmiare in questi mesi. Quindi questi erano i miei preferiti di marzo, io spero che il video vi sia piaciuto, e quindi se vi va lasciate un pollice in su, ricordatevi di iscrivervi qui sul tasto quello rosso e di attivare la campanella per vedere sempre i miei video quando escono, e che vi ricordo che escono il martedì alle 15, il giovedì alle 9:30 e il sabato a mezzogiorno. Cose belle a tutti, ciao!